lunghezze dal palestrino, ma soprattutto rinfrancarsi con il ritorno di Alvardi sulla panchina degli Smeraldini. È ritornato il bel gioco, però la squadra si gioca le partite e non arrivano purtroppo per i sardi i risultati. L'altra gara importantissima per la salvezza, anche questo uno scontro diretto, quello tra Nuova Santa Maria della Mole, ormai in caduta libera, e Budoni. Per i Budoni potrebbe essere la gara che, come dire, potrebbe portare punti pesantissimi. Io chiudo dicendo del pareggio del girone E, intanto dell'Ostia, della vittoria dell'Ostia Mare in Toscana per 1-0, 3 punti importanti per la lotta per i playoff, mentre il Flaminia non è andato oltre l'1-1 in casa e sta lì con il Jolly Montemurlo, che è la sest'ultima e quindi l'ultima piazza utile per i playout, che ancora, come dire, può creare problemi alla squadra di Mister Puccica. È 1-1 amaro per il Flaminia, si era sembrato togliere definitivamente dalle sabbie mobili con 5 punti di vantaggio dai playout e a 7 lunghezze dai playoff, anzi a 5 anche lì in una giornata. Invece diciamo che fino alla fine dovrà fare i conti con la lotta per la salvezza anche la squadra di Mister Puccica e del presidente Ciappici. Tornando nel nostro girone, dopo la giornata che vi abbiamo detto di domenica, forse sulla testa della classifica potremmo dire qualcosa in più, perché se ci sarà un pareggio tra Lupa e San Cesare, tra San Cesare e Lupa, in caso di vittoria del Terracina, il Terracina potrebbe conquistare quei 2 punti di vantaggio sul San Cesareo e addirittura 4-5 sulla Lupa Roma, che a 4 giornate dalla fine diventerebbero fondamentali anche per il calendario che hanno queste due squadre, perché il Terracina è pure vero che la domenica successiva andrà in quel di Budoni, il San Cesareo andrà a Maccarese, la Lupa Roma giocherà in casa col Santa Maria della Mole. Però ricordiamo che il Terracina, in caso di parità con la Lupa Roma, ha vinto a Terracina e ha pareggiato al Desideri di Fiumicino, quindi in quel caso, in caso di parità non si farebbero spareggi, ma il Terracina sarebbe, e lo stesso dicasi negli scontri diretti con il San Cesareo. Quindi il Terracina, anche dalle giornate successive, incontrerà rispettivamente in casa il Latte Dolce, poi andrà a far visita all'Anzio Lavigno già salvo, e poi si giocherà l'ultima di campionato in casa con l'Isola Liri già salvo, mentre appunto sono diversi gli incastri che vedono Terracina e, scusate, San Cesareo e Lupa Roma a lottare con squadre che hanno ancora qualcosa da chiedere a questo campionato. Abbiamo detto alla terz'ultima il San Cesareo avrà il Budoni, poi andrà in Sardegna a Sassari contro il Latte Dolce impelagato per salvarsi direttamente, e l'ultima di campionato, per quanto riguarda Mister Ferrazzoli, 3 punti che potrebbero essere tranquillamente alla sua portata contro l'Olbia in casa al Pera di San Cesareo. Mentre per quanto riguarda la Lupa Roma, c'è una trasferta insidiosa, la 15ª in quel di Genzano contro il Cinzia, poi alla 16ª riceverà la visita del Selargius, che comunque è una squadra che ha da chiedere al campionato. Sulla carta potrebbe vincere 5-0 la Lupa, ma il Selargius è infognato nella lotta per non retrocedere. L'ultima di campionato, è ancora una trasferta in Sardegna, ancora con una squadra che bisognerà vedere se lotterà ancora per i playout, per uscire dai playout, per uscire soprattutto dalle ultime 2 posizioni, perché la Lupa andrà in quella di Arzachena contro gli Smeraldini ed è una partita importantissima. Quindi partite anche facili sulla carta, ma con squadre che hanno ancora da chiedere molto a questo campionato, sia per San Cesareo che per la Lupa Roma, un po' meno per il Terracina. Io con questo ho concluso. Bene, ringraziamo Marco Palumbo per il suo esaustivo ed efficace punto sulla Serie D. Adesso parte la nostra sigla sulla rubrica della Serie A. Aspettiamo cosa vuole il intanto presidente. su Eurosport stanno trasmettendo la partita Barça-Wolfsburg di calcio femminile. Volevo far notare che anche le donne giocano con il tiki-taka stile Barça, però purtroppo perdono anche i tedeschi. Le tedesche sono più forti pure fisicamente. Poi volevo chiedere invece a Marco, quindi dopo la partita del Napoli possiamo sentire anche altri nostri amici sempre sul calcio locale. Giusto, Marco? Sì, io ho detto che vorremmo risentire Cannarile Concreto, Massimiliano Cannarile, ma potremmo sentire questa sera se è disponibile. Poi la Perfetto. sentiamo in corso d'opera, magari Roberta Butera, che Va è la bene. voce femminile che
quasi tutti i pomeriggi conduce appunto la diretta da Radio Incontro per quanto riguarda la Serie D. Perfetto, perfetto. Alle 20:15 avremo un gradito ospite, Antonio Olivieri, sì, per il punto sulla, per parlare di Roma e commentare il derby di ieri, Spagnolo-Barça. Stiamo in attesa anche della risposta del nostro amico Carlo Cotticelli invece per il punto su Lazio-Parma. Allora vai Luca, fai partire la sigletta per il campionato. E comunque abbiamo anche questo spazio, abbiamo anche un po'. Eccoci qua, pronti a parlare di Serie A. Rinfreschiamo i risultati. Allora, negli anticipi di ieri abbiamo Bologna-Atalanta 0-2, Milan-Chievo 3-0. Nella partita di mezzogiorno e mezza, Sassuolo-Roma 0-2, Lazio-Parma 3-2, Sampdoria-Fiorentina 0-0, Torino-Cagliari 2-1, Verona-Genoa 3-0. Il posticipo di questa sera inizia alle 20:45 ed è il partitone Napoli-Juventus. Domani ricordiamo che vi sono i posticipi Udinese-Catania e Livorno-Inter a conclusione della giornata di Serie A. Partiamo con il commento dei risultati. Partiamo con la partita del Mapei Stadium a Reggio Emilia. Una partita che la Roma ha sempre avuto in pugno, conclusasi per 2-0, poteva finire tranquillamente 5-0, ma qui si notano i soliti problemi della Roma davanti, la poca concretezza, si crea tanto ma si segna poco. Questo ha portato un paio di volte il rischio alla squadra di Mister Garcia del pareggio da parte del Sassuolo, della squadra di Di Francesco. Partita che più per il risultato e per il calcio giocato verrà ricordata per il capannello che si è creato per un'incomprensione tra l'arbitro Rizzoli e il proprio assistente, il proprio arbitro di linea, sul non contatto, perché non c'è stato assolutamente contatto, tra Benatia e Sansone. Cosa è successo in breve? Lancio, ripartenza del Sassuolo, lancio su millimetrico per Berà e Sansone, non mi ricordo del gioco, da parte di chi, del giocatore del Sassuolo, non mi vorrei sbagliare se fosse Berardi o Missiroli, però lancio millimetrico, stop di Sansone in area, sopraggiunge Benatia che gli si affianca e gli appoggia la mano sulla maglia. Sansone inciampa sul terreno, casca a terra. Fin qui nulla da eccepire, tanto che Rizzoli non dà alcuna sanzione, né simulazione né calcio di rigore, decide di continuare il gioco. Evidentemente richiamato dall'arbitro di linea, sferma il gioco e inizialmente assegna il rigore per il Sassuolo. Viene assegnato il rigore, questo naturalmente crea lo scompiglio per i giocatori di Mister Garcia, che si riuniscono in capannello attorno a Rizzoli. Rizzoli chiede ulteriori lumi al suo arbitro di linea, che gli fa, molto probabilmente non conosciamo il labiale tra i due ufficiali di gara. Subito ritorna sulla sua decisione questo l'arbitro, questo Rizzoli. Quello che sconcerta è che nel ritornare sulla sua decisione per decidere se non è rigore e simulazione, per decidere se ammonire o no il giocatore, chiede a Sansone: ti sei buttato? Mm-hmm. Allora lì Sansone ha fatto la mezza paragnostata, cioè che significa paragnostata? Era per non dire paraculata.
la mezza paraculata, ha detto sono cascato, però mi ha toccato. Sembrerebbe una cosa brutta che si è fatto Pagnozzi, veramente. Ogni tanto hai questi termini, o sono termini del ventennio o sono termini un po' anacronistici. Va bene. Gli dice: sì, sono cascato, però lui mi ha toccato. Si decide per il calcio di punizione a favore della Roma dopo un siparietto durato 5 minuti buoni, senza ammonizioni per Sansone. Ora, questa situazione rivela quantomeno due errori tecnici da parte dell'arbitro. Il primo è il rigore assegnato al Sassuolo, che non c'è, e il secondo è la mancata ammonizione di Sansone per simulazione, che è inevitabile. E in quella situazione o decidi di non fischiare niente, come inizialmente aveva fatto, o decidi di fischiare il rigore, però lì c'è anche l'espulsione di Benatia, perché era chiara occasione da gol, oppure fischi la punizione per la Roma per simulazione e ammonisci Sansone. Certo. Si è cercato di porre rimedio a un danno. Ecco chi era, Peruzzo di Frattamaggiore, che altre volte ha sbagliato rigori e situazioni del genere. Fortunatamente alla fine si è risolta con una mezza soluzione che non ci sta per l'unico arbitro che possiamo schierare al mondiale. Certo. Perché ricordiamo, Rizzoli sarà l'unico nostro fischietto a Brasile 2014. Per cui, nostro di chi, scusa? Io, perché io tifo Italia e meno purtroppo rappresenta la FIGC, per cui è l'AIA italiana. Tu essendo italiano, insomma, tifi Italia. Io essendo romano e barcellonista tifo per i romani e per tutti i giocatori del Barça. Vai. Ah, quindi Spagna e parte dell'Italia. Francia, Spagna, perché se mangia. Sì, quello però stiamo parlando del 1500, 1600, se diceva sta cosa. Quali però sono i giocatori romani che andranno in nazionale? Beh, se ci va Totti, De Rossi. De Rossi è quasi certo a centrocampo, come anche Florenzi farà parte. Poi, degli 8 romani, ho detto, no, romanisti, Quindi, romani, romano, chi c'è il coso lì, quello, ma quello che è Carrozzieri là, cioè, gioca ancora Carrozzieri, no? Gioca no più. Morris Carrozzieri non gioca. Senti, più da quel dì. Qualche anno fa era questo, E invece quello lì che stava al Genova lì, come si chiama? Chi? Difensore centrale. Vabbè, Candreva se va. Sì. Anche romanista. Beh, si è visto, poi questo ne apriremo. Saluto tutti, ma soprattutto il compagno di Rosa. Che tra un po' ci deve lasciare. E poi lo fare. Comunque, un commento sulla Roma gliela facciamo fare. Sì, io direi di chiudere qui sulla Roma. Non c'è molto da dire, anche perché rischiamo. Perché rischiamo di togliere parole ad Antonio se continuiamo avanti sul punto. Perché l'analisi tecnica e tattica è quello: la Roma ha condotto il gioco, è stata 90 minuti costantemente in pressione, ha creato mole di gioco in mano e ha concretizzato poco. Destro al primo tempo e allo scadere dei 6 minuti di recupero nel secondo tempo ha segnato Bastos dopo un grandissimo recupero di Taddei. Mm-hmm. Che si sta rivelando sempre più una sorpresa in questo campionato della Roma. Nessuno si aspettava un Taddei in questa forma, in questa condizione, con questa mentalità, a totale servizio della squadra. Perché, insomma, con tutto quanto, anche gli altri giocatori stanno un po' alle corde a livello fisico, quindi un po', giustamente l'allenatore mette anche chi vede meglio fisicamente in allenamento, e quindi poi uno come Taddei gioca, certo, Taddei sta dando un contributo. Intanto salutiamo il nostro amico Santiago Lindalinda,
Giacomo, bella bella, lui c'è e quel cialtrone e buffone fariseo di Don Pere di Livero ti è sicuramente